Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi proseguo la serie che ho iniziato per raccontarvi quella che è la mia esperienza nel mondo della fotografia di stock e di microstock. Per chi volesse sapere qualcosa di più su questo magico mondo, ho realizzato un altro video che parla di questo argomento, ve lo linko in card, quindi potete andarvi a recuperare quello e altri contenuti che sono già presenti sul canale. Oggi andiamo a parlare di quali sono le tipologie di foto che vengono vendute maggiormente sulle piattaforme di stock e di microstock. Stock e quindi di conseguenza che fotografie devo fare per riuscire a fare dei soldi online con la mia fotografia. Cerchiamo di capire come funziona questo mercato. Fondamentalmente esistono delle piattaforme online che mettono a disposizione uno spazio, è come se fosse un grande serbatoio. Su questo spazio noi fotografi, videomaker, content creator in generale, illustratori, disegnatori, possiamo caricare le nostre opere, quindi le nostre fotografie, i nostri video, i nostri disegni, le nostre illustrazioni. Talvolta le nostre tracce audio, ci sono anche delle piattaforme adatte per i musicisti, quindi c'è spazio un po' per tutti. I nostri file, una volta caricati su queste piattaforme, sono fondamentalmente in vetrina, sono a disposizione di un pubblico che già frequenta quella vetrina, quindi ci sono già degli acquirenti che passano su queste piattaforme in cerca di file di loro interesse. Questi acquirenti provengono da tutto il mondo e hanno gli interessi più disparati, perché si tratta di privati cittadini, agenzie web, aziende, artisti, quindi ci sono tantissimi clienti potenziali che possono scaricare queste immagini. Ovviamente queste immagini sono disponibili a tutti, non esistono limitazioni, l'unico limite diciamo è il prezzo, che però è molto basso, perché sulle piattaforme soprattutto di microstock i nostri file verranno venduti a dei prezzi veramente ridicoli. Spesso e volentieri una nostra foto verrà battuta per $10 e a noi arriveranno solo 10 centesimi, quindi è ridicolo il prezzo, perché se ci pensate 10 euro a foto è poco, ma è ancora più ridicolo il compenso del fotografo. 10 centesimi a foto è sostanzialmente una barzelletta. Capite da soli che con cifre come queste non è sufficiente vendere una foto, come ai bei vecchi tempi. Una volta una foto poteva essere battuta a 600 euro, quindi magari per la vendita di un singolo file il fotografo si vedeva arrivare sul conto in banca 100 euro, 80 euro, 60 euro, quello che è, ma comunque non 10 centesimi. Oggigiorno le cose sono cambiate, le nostre foto valgono pochissimo perché ce n'è tantissime, perché tutti caricano foto, magari anche senza nessuna velleità professionale, semplicemente per gioco si mettono lì e caricano fotografie fatte col cellulare. Questa mole di fotografie in più concorre ovviamente ad abbassare il prezzo anche per i professionisti che da anni e anni le caricano mettendoci tutta la passione, l'attrezzatura e i sacri crismi che ormai hanno imparato a conoscere e a portare avanti. Quindi questo che cosa ci dice? Fondamentalmente è un mercato molto saturo, e in un mercato di questo tipo l'unico modo per riuscire a vendere qualcosa è puntare sulla quantità, ovviamente, perché se noi facciamo una sola foto, per quanto sia bellissima, spettacolare, è molto difficile che venga venduta. Invece se noi puntiamo sul diversificare, a quel punto possiamo riuscire a vendere qualcosa in virtù semplicemente del fatto che non abbiamo fatto una singola cosa, ma ne abbiamo fatte tante, e quindi abbiamo distribuito su più file la probabilità che un determinato file venga venduto. Ovviamente ci sono alcuni settori che sono completamente saturi, e ve lo dico subito, uno di questi settori sono gli animali. A meno che voi non abbiate una tecnica rivoluzionaria per fotografare gli animali, è abbastanza inutile che mettiate su una piattaforma di stock 1 milione di foto del vostro cane o del vostro pesce rosso, perché quella è roba che c'è già, perché chiunque ha fotografato il suo cane, il suo gatto, il suo pesce rosso, il suo asinello, la sua lucertola, qualunque animale abbiate in casa, è purtroppo un soggetto abbastanza da dimenticare, a meno che non vengano fuori delle foto molto particolari con magari delle espressioni strane della bestiola, ma sono cose che ci sono già, quindi ve lo dico subito, non diventerete mai ricchi con la foto del vostro gatto, purtroppo, perché ci sono delle foto veramente molto belle che si possono realizzare in casa con i nostri amici animali. Io stesso ne faccio, talvolta me le comprano anche, però se devo andare a fare i conti della serva, i soldi che mi arrivano per fotografie fatte al mio gatto sono veramente pochi, non mi ci pago nemmeno una memory card, figuriamoci una macchina fotografica o una videocamera. Quindi purtroppo non è quella la strada da perseguire, perché quel settore è già completamente saturo. Il consiglio che do io a chi volesse cominciare a cimentarsi con successo in questa pratica, perché cimentarsi e basta sono capaci tutti, allora io mi fotografo gli alluci, carico soltanto foto dei miei alluci, mi sto cimentando ma non me
le compra nessuno. Se invece vogliamo che qualcuno compri effettivamente, dobbiamo cominciare a pensare a chi possono servire queste foto. Cominciamo a ragionare su dove ci troviamo e che cosa può essere sostenibile per noi fotografare o filmare, se è per quello, perché io vi faccio questo discorso a livello fotografico, ma esiste anche lo stock video che in realtà viene pagato molto meglio di quello fotografico, quindi faccio un ragionamento generale. Se questo ragionamento lo applicate ai video, guadagnate paradossalmente di più, quindi c'è sempre magari da fare entrambe le cose se uno ha l'attrezzatura e la voglia e il tempo. Ragioniamo, dicevo, su dove ci troviamo e che cosa è sostenibile per noi. Vi faccio un esempio. Io abito a Milano, per me è sostenibile realizzare delle fotografie della mia città perché ci abito, la vedo tutti i giorni, non dico che vado tutti i giorni in Piazza del Duomo e quindi non è che tutti i giorni posso fotografare Piazza del Duomo, però recarsi in Piazza del Duomo per fare delle foto alla piazza di giorno, di notte, col bel tempo, col brutto tempo, è una cosa che per me è sostenibile. Io posso andare in Piazza del Duomo più volte durante la settimana a qualsiasi ora perché la raggiungo tranquillamente, quindi questa per me è una cosa sostenibile. Vi dico sostenibile perché dobbiamo ragionare sul fatto che dobbiamo realizzare delle foto. Quindi se io comincio a ragionare sul fatto di andare a fotografare il Colosseo è a Roma, quindi andare a Roma è un costo per me, non è più dietro l'angolo, non ci vado più a piedi o tutt'al più col tram, per andare a Roma devo prendere un treno. Nella fotografia di stock, soprattutto all'inizio, bisogna ragionare così: se io per realizzare una foto spendo più di quello che ci guadagno, non la faccio, non la devo fare perché sono in perdita, sarebbe sciocco da parte mia. Cioè, se io vado in Piazza del Duomo a Milano e realizzo una foto che potenzialmente mi fa guadagnare un paio di euro, ho vinto, perché l'ho fatta pressoché a costo zero. Tutt'al più, se ho preso il tram, mi sono pagato il biglietto del tram. Se io vado in Piazza del Duomo e faccio 100 foto, magari ne vendo due, quindi ho guadagnato il biglietto d'andata, il biglietto di ritorno. Se ne vendo una terza, è guadagno. Sono soldi che mi metto in tasca. Se io sono andato fino a Roma, ho speso 50 euro di treno, a quel punto ne devo vendere molte di più, ma le probabilità di vendere sono le stesse, perché le foto di Piazza Duomo e le foto del Colosseo siamo lì. Abbiamo le stesse probabilità di venderle, sono la stessa cosa fondamentalmente, sono foto di un monumento nazionale italiano. Sostenibilità prima di tutto. Io devo fotografare qualcosa che sono in grado di realizzare senza spendere soldi, perché ho già speso soldi per comprarmi la macchina fotografica o il telefonino, se scatto col telefonino. Questo è il ragionamento da fare. Io devo cominciare a mettere in saccoccia dei soldi senza spendere altri soldi, perché altrimenti sono in perdita. E con le quotazioni che ci sono oggi, ve lo dico, siete in perdita sempre, perché se una foto vi viene pagata 10 cent, vuol dire che dovete spendere zero per guadagnare qualcosa su quei 10 cents. Quindi ragionate sulla sostenibilità. Io vi dicevo che abito a Milano, ma se voi vivete in un campo, fate le foto del campo di grano, fate le foto delle spighe, fate le foto del cielo, delle nuvole, della natura, qualsiasi cosa. L'importante è che sia sostenibile. L'importante è che non dobbiate attraversare il paese in auto per realizzare una foto, perché così sareste fuori dal budget di sicuro. Questa è la prima cosa. E questa deve essere un po' la sicura che ci blocca quando stiamo per spendere dei soldi per fare una bella foto. Quando ci rendiamo conto che stiamo per spendere dei soldi, dobbiamo tirare il freno a mano, perché lo puoi fare una volta, è una foto della Madonna, non si ripeterà mai più, stavolta la faccio, spendo dei soldi, poi non lo farò mai più, va bene. Lo fai una volta, lo fai due volte, è un attimo che sei sotto di 100 euro e dici: io volevo fare fotografia di stock per guadagnare, invece sto perdendo. È un attimo. Parlo per esperienza, quindi non fatelo. Ragionateci e pensate così: io faccio la foto solamente se la faccio a costo zero, perché così quel poco, pochissimo, quella cosa ridicola, quei 10 centesimi che guadagno saranno guadagno effettivo, non andranno a compensare le spese che ho dovuto sostenere per fare la foto. Già dobbiamo in teoria calcolare che se abbiamo speso 1000 euro per la macchina fotografica, già dobbiamo rifarci di quei 1000 euro, quindi partiamo sotto. Assolutamente non bisogna spendere per fare fotografia di stock, questa è la primissima cosa. La seconda cosa, bisogna ovviamente calcolare che anche il nostro tempo è una merce che ha un valore, per cui se io posso scegliere tra due cose che sono a costo zero, quindi fotografarmi gli alluci o fotografare Piazza del Duomo, quale delle due cose ha più probabilità di vendere? Qualcuno di voi starà pensando che probabilmente su OnlyFans potrei vendere le foto dei miei alluci e tirare su un sacco di soldi. Beh, probabilmente avete ragione. Ma nella mia testa io continuo a pensare che andare a fotografare un monumento nazionale famoso in tutto il mondo possa potenzialmente portare più click sul mio portfolio di fotografia di stock. E quindi io tendo ad andare a realizzare quel tipo di fotografia. Questo è un tipo di fotografia che all'inizio vi può portare dei buoni risultati, perché è un tipo di fotografia che
perché viene già cercato. C'è sempre qualcuno che cerca immagini fresche della città in cui vivete. Ora, se vivete a Milano o a Roma o a Genova o a Venezia, sicuramente ce ne saranno di più che non se vivete a Borgo Sesia, con tutto il rispetto, ho degli amici a Borgo Sesia, però capite quello che voglio dire. Se vivete in un grande centro abitato, ovviamente ci saranno delle agenzie che ne parlano, ci saranno degli eventi, ci saranno delle manifestazioni, quindi è più probabile che vengano cercate quelle fotografie che rappresentano quel tipo di centro abitato. Se vivete in un piccolo centro abitato, ovviamente sarà magari più caratteristico, ma ci saranno meno richieste per le fotografie specifiche di quel piccolo centro abitato, perché c'è meno vita, ci sono meno cose che succedono, meno eventi, meno agenzie, potenzialmente anche meno lavoro, e quindi è più difficile vendere fotografie di quel tipo. Però comunque vale la pena farle, perché è una cosa che è potenzialmente a costo zero e potenzialmente vi fa guadagnare qualcosa. Un'altra cosa su cui potete sempre, e dico sempre, fare affidamento è la tecnologia. Non sto pensando tanto alla fotocamera che avete in mano o al telefonino che avete in mano e con cui state facendo le riprese di stock. Sto pensando a altra tecnologia. Faccio un esempio. Avete una macchina fotografica con cui state facendo le vostre fotografie di stock, ma comprate un telefonino, un cellulare nuovo. Ebbene, fotografate quel cellulare nuovo, perché ogni device tecnologico nuovo appena comprato sicuramente venderà qualcosa. Quindi nel momento in cui fate un acquisto, nel momento in cui un vostro familiare, un vostro amico fa un acquisto, realizzate delle foto di quell'acquisto. È anche molto gratificante fotografare un oggetto nuovo appena estratto dalla scatola, perché è bello, tutto pulito, intonso, cioè si presta molto bene a essere fotografato. Per questo motivo andiamo a fotografarlo subito, carichiamo tempestivamente queste foto sulle piattaforme di stock, quelle che lo permettono ovviamente, quelle che accettano i file editoriali o illustrativi editoriali, e vediamo come va. Per quanto mi riguarda, ho spesso e volentieri avuto dei cashback inaspettati sui miei acquisti, perché mi è capitato molto spesso di comprare magari un device spendendo 100 euro e di guadagnare vendendone le fotografie più di quello che l'avevo pagato. È un po' che non mi succede, si parla di diversi anni fa, però mi è successo. Quindi questa è una cosa che io straconsiglio: fotografate sempre le cose tecnologiche che avete in casa, perché quelle, soprattutto se sono nuove, soprattutto se sono appena acquistate, è molto probabile che vendano qualcosa. Venendo a qualcosa di un pochino più complesso, quello che vedo che sta andando moltissimo su queste piattaforme, è quello che in realtà è sempre andato moltissimo su queste piattaforme, sono le immagini, sia foto che video, di lifestyle, quindi tutto quello che illustra e dipinge una cultura. Quale che sia la cultura che andiamo a riprendere, e anche qui deve essere sostenibile, quindi è meglio se cominciate dalla vostra cultura, quale che essa sia. Se siete una famiglia italiana, partite da cose italiane e riprendete la tradizione italiana. Se siete in Italia ma siete stranieri, potete partire da un'altra cosa, dico una stupidata, magari siete cinesi o comunque abitate a Chinatown e avete la possibilità di realizzare immagini di cose tipiche cinesi, quindi magari può essere il capodanno cinese, come la realizzazione di piatti cinesi, di ricette tipiche. Quello è un ottimo punto di partenza per realizzare delle immagini che potenzialmente vendono, perché sono cose caratteristiche. Quindi io adesso dico cose italiane e quelle probabilmente vendono poco, perché di fotografi italiani che fanno questo ce n'è già tanti. Se andate su una tradizione come quella cinese, secondo me vendete già anche di più, perché potenzialmente c'è più richiesta di materiale di quel tipo, di altre culture che non siano quella bianca caucasica. Il bianco caucasico è già stato coperto pressoché al completo, quindi se riuscite ad andare su un altro tipo di cultura è meglio, perché riuscite a vendere di più da subito, questo ve lo garantisco. Ovviamente è più difficile perché io mi rivolgo a un pubblico prevalentemente italiano, e quindi è più difficile che abbiamo accesso a una cultura che non è la nostra, però ve lo metto lì sul piatto, perché se volete essere efficienti in questo mondo della fotografia di microstock, questa potrebbe essere una strada molto molto interessante. E veniamo all'ultimo punto. Un'altra cosa che può potenzialmente vendere parecchio sono gli eventi speciali. Per eventi speciali parlo di manifestazioni, parate, cose tipiche, quindi di nuovo ritorniamo per esempio all'esempio del Capodanno cinese. Il Capodanno cinese che si svolge a Milano, almeno si svolgeva prima del Covid, adesso bisogna vedere se lo rimettono a regime, però una volta c'era, è una cosa molto bella da vedere, tipica, caratteristica, ma in un capoluogo occidentale, quindi ha un valore potenzialmente questa cosa qui fotograficamente, e ha un valore ogni anno, quindi se noi ogni anno la fotografiamo c'è la altissima possibilità che ogni anno qualcuna delle nostre foto venga venduta proprio per
quel tipo di manifestazione, ci saranno dei giornali, delle agenzie che parleranno di quella manifestazione, compreranno su dei siti di microstock perché costa meno che mandare lì un fotografo. Se noi abbiamo seguito l'evento privatamente, possiamo caricare le nostre foto come editoriali e probabilissimamente un paio le vendiamo. Quindi questo è un ottimo modo per far crescere il proprio portfolio nelle prime fasi, perché più vendiamo nelle prime fasi e più venderemo successivamente. Anche le piattaforme di stock sono gestite da un algoritmo, quindi se noi ci carichiamo solo foto dei nostri alluci e nessuno ce le compra, la piattaforma capisce che il nostro lavoro non vale niente. Invece se incoraggiamo la piattaforma a spingere il nostro materiale perché vede che viene venduto, è un ottimo modo per farne vendere ancora di più. Ricapitolando, quello che vi consiglio io, se volete cominciare a fare fotografia di stock e di microstock, è innanzitutto lavorare a costo zero. Dovete trovare qualcosa che per voi sia sostenibile. Qualcosa di sostenibile può anche derivare da quello che fate tutti i giorni, perché per esempio, vi faccio un esempio stupido, lavorate in un ambiente particolare, che ne so, lavorate allo stadio di San Siro, quindi avete la possibilità di entrare allo stadio per primi quando non c'è ancora nessuno, potete fotografare lo stadio. Adesso magari vi sto dicendo una cavolata perché forse ci vuole un permesso speciale, forse i dipendenti non possono farlo, però facciamo finta che si possa. Se avete un accesso privilegiato a un luogo di potenziale interesse, quello è sostenibile. Fatemi fare un altro esempio stupido. Magari lavorate nella bottega di un macellaio, avete la possibilità di entrare nella cella frigorifera, avete la possibilità di fotografare gli strumenti, magari qualche operazione di taglio. Queste sono tutte cose che sono molto ricche per un account di fotografia di microstock, sono cose potenzialmente anche molto richieste, perché non tutti hanno la possibilità di fare queste cose e darete sicuramente un punto di vista inedito perché non ce n'è tanto di questo materiale. Per cui ricordatevi che la sostenibilità passa anche da quello che fate tutti i giorni. Se siete un personal trainer, sicuramente riuscirete a fare qualche foto e qualche video per microstock di un allenamento, di qualche attrezzo. Questo intendo per sostenibilità, una cosa che fate già durante la giornata, la riportate nel vostro portfolio di microstock. Questo vi aiuterà a crescere e soprattutto vi aiuterà a tenere bassi i costi di produzione di queste immagini, perché quello che ci ricaverete sarà pochissimo, quindi dovete farlo a costo zero. Il secondo consiglio ovviamente è di riflettere su quello che avete intorno. Se avete intorno dei punti di interesse, se avete intorno dei monumenti, se avete intorno delle belle piazze, dei panorami, dei tramonti, qualunque cosa abbiate intorno, è un buon elemento di spunto per andare a realizzare delle fotografie. Ovviamente bisogna provare per scoprirlo, magari non vendete niente, ma magari invece il vostro stile e la vostra prospettiva sono vincenti e quindi quello che andate a realizzare poi vende tantissimo. E questo lo si scopre solamente provando, io non posso darvi la risposta, dipende da come lavorate e da come riuscite a impacchettare questo prodotto. Un'altra cosa che non può mancare nel vostro portfolio è un po' di still life. Still life ma anche lifestyle, quindi se comprate qualcosa, comprate un MP3, comprate un cellulare, comprate una piastra per i capelli, un phone, qualunque ritrovato tecnologico è un ottimo soggetto per la fotografia di microstock. Quindi quando fate un acquisto, quando un vostro familiare o amico fa un acquisto, chiedete sempre se potete fotografare il prodotto appena estratto o anche durante le fasi di unboxing, sono comunque delle foto che vendono. E l'ultima cosa ovviamente sono gli eventi speciali, quindi le manifestazioni, le parate, queste sono tutte cose che potenzialmente vendono e aiutano il nostro profilo a crescere quando il nostro profilo è piccolo, perché pian piano si allarga, ma quando è piccolo ha bisogno di vendere qualcosa, per cui è molto importante focalizzarsi su immagini che crediamo possano vendere. Ve lo dico perché io le ho dovute scoprire da solo queste cose, nessuno me le ha dette, quindi ho perso molto tempo a caricare una miriade di foto di cui poi magari ne ho caricate 1000, ne ho vendute soltanto 2, cioè ho venduto 2 foto su quelle 1000, però quelle 2 foto sono state vendute magari 1000 volte. Per cui da lì mi sono detto, ok, quindi quelle 998 foto che ho fatto non le farò più perché non sono state mai comprate. Mentre quelle uniche 2 foto, quali erano i temi? Uno era un prodotto tecnologico e l'altro era Piazza del Duomo. E allora lì mi dico, queste 2 cose vendono, quindi io continuerò a fotografare queste 2 cose. Cercherò di farne altre, cambierò device tecnologico e cambierò il monumento che fotografo. Però quelle 2 cose hanno funzionato per me, per cui torno a riproporle, mentre quello che non ha funzionato tendo a scartarlo perché non mi ha dato risultati. Quindi questo secondo me è l'approccio migliore per chi vuole cominciare ad addentrarsi nel mondo del microstock. A questo punto vi ricordo che questo canale tratta sovente temi come questo e mi addentrerò sempre di più in questa tipologia di contenuti, perché mi sembra di aver capito che c'è un certo interesse soprattutto da parte di chi vuole iniziare a fare il fotografo o il videomaker, e questa sembra essere un'ottima scorciatoia per arrivare a guadagnare qualcosa in tempi rapidi. Ora, io vi faccio un piccolo spoiler, non si guadagna niente in tempi rapidi con il microstock, ci vuole un sacco di tempo e un sacco di lavoro prima di cominciare a vedere dei risultati, però
Se seguite i miei consigli già state risparmiando un bel po' di tempo. E a questo proposito vi invito a iscrivervi al canale perché arriveranno degli altri video dedicati a questo argomento e se continuate a rimanere aggiornati e non vi perdete questi contenuti, potenzialmente risparmiate tempo nel vostro avanzamento di carriera all'interno dei mercati di microstock. Per cui il bottone è qui sotto e vi aspetto nei commenti se avete domande, curiosità o spunti per i prossimi contenuti che andrò a realizzare. Signori, è stato un piacere e io vi do appuntamento al prossimo video.